pazzesco, clamoroso, incredibile. Ronaldo non si presenta a ritirare il premio di miglior attaccante. Lo avrà fatto per dei problemi? Se la tirerà? O forse perché non ha vinto il premio di miglior giocatore e lo hanno dato a Modric? Niente di tutto ciò. Oggi, ragazzi, mi invento tre grandissime possibilità che hanno portato Ronaldo a non essere presente, al di là delle polemiche, alla serata di ieri. Il 30 agosto si disputano i sorteggi di Champions League, da cui usciranno i gironi che decreteranno il futuro delle 32 squadre. Da qui però usciranno anche i vincitori di tutti i premi individuali dell'ultima Champions. Fra questi, Ronaldo, valutato per il miglior gol dell'ultima edizione, quello contro la Juventus in rovesciata allo Stadium, e come miglior attaccante. E quindi vai di email a Ronaldo. Sei invitato per la presentazione, caro Ronaldo, ai gironi di Champions e per ricevere il premio come miglior centravanti della competizione e per la miglior rete segnata nella scorsa Champions League. Ma la mail non arriva mai al portoghese, bensì a Ronaldo Vieira della Sampdoria. Il resto è magia. Il calciatore blucerchiato è ancora fuori dai cancelli a dimenarsi per far capire che è stato invitato ufficialmente e che lui è Ronaldo. Oppure, è il momento dei sorteggi e il Napoli è in seconda fascia. Fra le teste di serie gli esce il Paris Saint-Germain, non ci posso credere, che sfiga, ma è una gioia, e De Laurentiis seduto in preca. Come terza urna deve uscire per forza una semplice, e toh, ecco che Forlan pesca il Liverpool, e De Laurentiis non ci sta, si alza, si dimena ed esce in fretta e in furia. Siete delle merde, io me ne vado, torno a fare cinema a Hollywood, lì sono dei signori, mica come voi. Cristiano, metti in moto, e su quella moto appunto era pronto Ronaldo ad attenderlo per portare via il presidentissimo del Napoli. In fondo era vero che prima avevano contattato il Napoli e poi la Juventus. 3. Cristiano Ronaldo ha fatto l'asta al Fantacalcio il 15 d'agosto, esattamente a Ferragosto, quando mancavano ancora due giorni alla chiusura del calciomercato italiano. E che volete, Ferragosto era l'unico giorno a disposizione per riposare un po'? E allora via d'asta. Modric aveva assicurato a Cristiano Ronaldo che sarebbe venuto in Italia per giocare per l'Inter e dopo averlo convinto si è fatto giurare che Ronaldo gli avrebbe lasciato Ronaldo al Fantacalcio a patto che Modric, una volta firmato con l'Inter, gli avrebbe lasciato Modric. Così Modric all'asta ha comprato Cristiano Ronaldo, ma il 17 di agosto il mercato si è chiuso e Modric non è andato all'Inter. Ronaldo, arrabbiato tantissimo, ha deciso che non avrebbe mai più visto Luka Modric e nemmeno gli avrebbe mai più conferito parola. Così quando è venuto a sapere che Modric avrebbe preso parte alla conferenza e alla premiazione, ha deciso di non presentarsi.